Lei ha i garage allagati qui vicino? Il condominio San Marco, qua i garage sono più di mezzo metro di acqua. Come succede in queste situazioni qua, il nostro condominio è sempre... Una bomba d'acqua che non vi aspettavate? No, siamo solo riusciti a tappare per gli ascensori, evitare l'acqua che va dentro gli ascensori, siamo riusciti a tappare per tempo mettendo una paratia. Quanti sono i garage? Sono tutti allagati qui? Sì, ma saranno 35-40, sì, più, sono tutti ragazzi, anche in più di quelli del condominio. Improvvisamente è arrivata la tempesta e siamo rimasti tutti bloccati. Ho visto che l'albero... E per fortuna non ha toccato noi, ma comunque ha fatto altri danni, è una situazione abbastanza triste. Avete avuto tanti danni all'interno? No, nessun danno all'interno, per fortuna non c'è stato neanche nessun ferito grave, insomma. E comunque gli interventi sono stati tempestivi, possiamo sicuramente dire questo. C'è un nostro pino all'interno del giardino che è caduto contro un appartamento, però la strada è un disastro. È la prima volta che succede una cosa del genere. Una bomba d'acqua che è durata qualche minuto, ma fortissima. No, più che altro c'era un vento clamoroso, cioè, ma proprio un vento terribile. Terribile. E poi acqua e grandine, ma l'acqua non era tanto quanto l'acqua, bensì il vento pazzesco che ha rovesciato, vede com'è presa la strada. Cioè, questi sono degli alberi veramente secolari, voglio dire, anche noi. Io ero terrorizzata perché di fronte all'appartamento abbiamo un pino enorme, ma come sappiamo i pini hanno poche radici. E infatti, se viene a vedere, lì c'è un disastro. Comunque momenti di paura, insomma, forti? Ah, accidenti, anche perché guardi questi qua, poveretti. Per fortuna il tetto, insomma, ha retto, perché se in realtà qua sta comunque caricando tutto sul tetto quell'albero, non è che pesi poco. Sono paure, sì, perché noi abbiamo i terrazzi, cioè ti arriva nel terrazzo, ti sfonda la casa. Ero con la mia cliente qua in negozio e è successo il macello, cioè proprio c'era gente che chiedeva aiuto, lei l'ha sentito e sì, è successo quello che doveva succedere. Quindi avete sentito un grosso tonfo dell'albero? È caduto l'albero sopra il tetto e poi ha sradicato e quello che è successo l'avete visto, cioè non è che ci fossero tante parole. Poi mi dicevano ci sono state delle persone intrappolate nelle auto, lei ha visto, sei tra i primi a soccorrerle? Sì, una persona intrappolata, più di una anche là sotto e basta, tutto qua. Ci sono stati, insomma, forti momenti di paura, di panico? Direi proprio di sì. Nel giro di 10 minuti il cielo ha portato avanti una nuvola bianca incredibile con sotto un colore di un celeste quasi fosforescente. Il vento è iniziato a soffiare e nel giro di 5 minuti non si vedeva più niente fuori. Mia sorella, che era in casa con il marito, la figlia e altre due persone, hanno sentito un rumore incredibile e sono addirittura scappati nel sottoscala, nelle cantine, perché non hanno capito più cosa stava succedendo, e quando sono tornati fuori hanno aperto le finestre e hanno visto tutti i rami del vecchio cedro secolare, che avrà avuto più di 100 anni, che si è spaccato in due. I danni sono molti, la terrazza, le macchine, tanti danni. Speriamo che la regione riesca ad aiutare le famiglie che si ritrovano sempre di più in queste situazioni drammatiche da un momento all'altro.